La Galleria del Vento del Politecnico di Milano è una delle quattro grandi infrastrutture di ricerca dell'Ateneo, gestite direttamente dall'Ateneo. È una Galleria del Vento che ha delle particolarità per progetto, è stata progettata interamente all'interno del Politecnico di Milano dal punto di vista della fluidodinamica. Da bravi sperimentatori abbiamo un modello in scala della galleria che è stato utilizzato dal 95 al 2000 per progettare tutta la parte di fluidodinamica dell'impianto. È una galleria che, come vi dicevo, ha delle particolarità, in particolare ha due camere di prova nel loop chiuso messo in verticale. Quella in cui ci troviamo ora, in questo momento, è la camera di prova a strato limite, che ha una sezione di 14 metri per 4, è una delle più grandi del mondo e di questo tipo è la più grande d'Europa. La parte che vedete alle mie spalle, grigia, diciamo, serve per sviluppare lo strato limite, quindi per riprodurre in scala il vento naturale, mentre la parte blu dove vi sto parlando ha un tavolo girevole che permette di variare l'esposizione dei modelli montati all'interno della camera di prova e ci permette quindi di essere efficaci nel fare le prove. Cosa si prova qui? Qui tendenzialmente si provano delle strutture civili, le strutture che vengono investite dal vento naturale, quindi ponti di grande luce o ponti in generale, edifici ad alto sviluppo verticale, per cui la tipologia di prova tipicamente è concentrata sugli effetti che il vento ha sulle facciate. Abbiamo provato molti grattacieli anche della città di Milano e anche grandi coperture. Abbiamo provato dalla Fiera di Milano a degli stadi per i mondiali in Qatar e anche altri stadi italiani, tra gli altri quello della Juventus. Nella parte bassa del circuito è installata un'altra camera di prova, diversa per caratteristiche da quella nella quale ci troviamo, che è 4 metri per 4, ha un flusso caratterizzato da una forte coerenza, ossia la variazione di velocità su tutta la sezione della camera di prova è molto costante. La camera di prova di sotto serve per provare gli oggetti che si muovono in aria ferma, è quindi pensata per prove tipicamente per rotori degli elicotteri da noi, per gli aerei e anche la utilizziamo molto per l'aerodinamica dello sport, quindi prove relative a ciclisti, sport invernali e sport caratterizzati ovviamente da alte velocità, per cui l'interazione aerodinamica è particolarmente significativa.